Vicegovernatore Riccardi, oggi è stato sottoscritto un importante protocollo con i farmacisti della regione affinché i test rapidi molecolari possano essere eseguiti nelle farmacie. Sì, è un protocollo che era atteso, naturalmente abbiamo fatto tutta una serie di approfondimenti anche sulla base delle esperienze delle altre regioni. Il servizio potrà essere avviato a marzo e quindi coloro che saranno nelle condizioni di poter chiedere questo test antigenico potranno farlo nelle farmacie che aderiranno a questo protocollo che le organizzazioni di rappresentanza delle nostre farmacie della regione hanno sottoscritto nella giornata di oggi. L'auspicio è che questo possa dare la possibilità anche alle aree più decentrate della regione, dove c'è una farmacia, di poter avere questo servizio. Beh, le farmacie sono 400 in questa regione, sono anche distribuite in maniera capillare, quindi noi riteniamo che siano un punto di salute importante. Adesso spetta all'organizzazione delle farmacie garantire tutti quei passaggi di procedimento, di responsabilità anche in relazione a chi può fare il test e chi lo può leggere, in maniera che poi il cittadino abbia naturalmente la risposta adeguata alla domanda che viene fatta attraverso il test antigenico, quindi se si trova in condizioni di positività oppure no.